Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Finalmente è uscito il trailer del nuovo film Pixar Lightyear, che sarebbe lo spin-off di Toy Story, giusto? Esatto, è uno spin-off di Toy Story e il protagonista sarà Buzz Lightyear. Ma non il giocattolo, bensì quello vero! Esatto, la storia narrerà le vicende del vero Buzz Lightyear, ovvero quello che ha ispirato il giocattolo di Toy Story. Mamma mia, non vedo l'ora! Dai, iniziamo a commentare il trailer! Giusto, iniziamo! Partito! Guarda che realismo! Mamma mia, ma sembra un film con attori veri! Questo è iperrealismo puro! Mamma mia! Oddio, che succede? Oh mamma, ma l'ha preso un coso verde lungo! Allora ragazzi, procediamo con ordine, le ambientazioni sono favolose! È vero, sembra tutto così vero! Poi lui mi piace un sacco come personaggio! Già, è molto diverso dal giocattolo di Toy Story! Hanno cambiato anche il doppiatore! E i costumi sono davvero fantastici, guardate che roba! A me piacciono tantissimo i visi! Vero, sono molto molto espressivi, guarda quegli occhi! Vabbè, che effetti visivi ragazzi! Oddio, aspetta un attimo, quella cos'è? Sembra un'astronave! Mamma mia, sembra una balena spaziale! Effettivamente ricorda una sorta di creatura marina gigante! Che spettacolo, che spettacolo! Mamma mia, quante cose! Oddio, che cos'è quella cosa blu sbrilluccicante? Allora, sembra una sorta di stella? Potrebbe trattarsi di una sorta di carburante per le astronavi. Sì, può essere. Ok, quelli sono i cattivi. Ne sei sicuro? Beh, penso proprio di sì, Arex. Non hanno un aspetto molto amichevole. Oh, ma secondo te c'è anche giù. Aspetta, frena, chi? Giù. Insomma, il nemico di Buzz Lightyear. Ah, Zurg. Quello. Mamma mia, spero di sì. Sarebbe interessantissimo vederlo in versione realistica. Mamma mia, dai, andiamo avanti. Oddio, chi è quel gattino? Se ti stai zitto, magari lo capiamo. Ok, lui è Sox, il robot di compagnia di Buzz. Lo amo già, guarda che carino. Ora anch'io voglio un robot di compagnia. Vabbè, tu hai me. Sai che gioia. Oddio, quello chi è? Oh ragazzi, potrebbe davvero essere lui. È lui o non è lui? Lo scopriremo subito, andiamo avanti. Ok, da questa immagine non si capisce granché, però c'è quella luce rossa che mi fa quasi pensare ad un pericolo imminente. Deficiente a chi? Guarda che ti ho sentito. Non ho detto deficiente, Arex, anche se lo sei. Ho detto imminente. E che vuol dire? Una cosa è imminente quando sta per accadere, insomma. Ah, ok. E qui sta per accadere qualcosa di molto brutto. Oh mio Dio, è lui, è lui! È Zurg, yeah! È proprio Zurg, ragazzi! Mamma mia, ragazzi, mi sto emozionando come un bambino! Ma che spettacolo spettacoloso! Mamma mia, mamma mia! Cavolo! Aspetta, troppe cose belle tutte insieme, analizziamole! Ragazzi, è Zurg, senza alcun ombra di dubbio. Ma lo hanno realizzato benissimo! Vero, è molto più minaccioso e realistico. Per chi non se lo ricordasse, ragazzi, Zurg in Toy Story era questo giocattolo qui. Io me lo ricordo! Era quello che sparava le palline! Esatto, proprio lui. E ora mettiamo a confronto il vecchio Zurg con quello nuovo. Mamma mia, quello nuovo non credo proprio che spari palline. Sicuramente sparerà dei raggi mortali. Infatti! Lui incavolato nero. Ecco che parte! No, vabbè, bellissimo! Ok, ora è stanco. Che carino! Stai zitto, Arex, voglio sentire. Cioè gli dà addirittura la buonanotte. Sì, ma sembra molto intelligente. No, vabbè, ragazzi, questo trailer è bellissimo. Veramente spettacolare. Dai, dai, estate, sbrigati ad arrivare. Non vedo l'ora di vederlo. Allora, ragazzi, ricapitolando. Il film ha degli effetti visivi spettacolari. Già, sono super realistici. Il personaggio di Buzz sembra molto interessante, anche se è parecchio diverso da quello di Toy Story. Beh, meglio così, no? Questo è un Buzz tutto diverso. Vero, non è il Buzz giocattolo, è il Buzz persona, insomma. Io mi sono già affezionato a Soshki. A Sox. Soshki. Sì, è vero, sembra un personaggio davvero adorabile. Comunque, guardare le immagini non sembra nemmeno un film d'animazione. Già, sembra più un film di fantascienza. E guardate questa inquadratura, cioè ha delle luci meravigliose. Ma qui lui sembra triste, chissà che cosa gli è successo. Più che triste, sembra preoccupato. Comunque anche lui è molto diverso rispetto al Buzz giocattolo. Beh, ovvio, lui è più realistico. Cioè, il costume è quello ma più figo. Il mento però è molto simile. E ho notato anche che il Buzz giocattolo ha la scritta Space Ranger sopra il simbolo, mentre il Buzz reale no. Infatti, lui ha soltanto il simbolo. Forse lo preferisco senza scritta, ma per il resto il costume è abbastanza simile. Già, è il personaggio
personaggio che è molto diverso. È vero, il Buzz di Toy Story ha una faccia un po' più da stupido, diciamolo. Lui invece ha un volto più serio e combattivo. Ok, qui possiamo vedere la sua armatura più nel dettaglio. E sul pulsante rosso c'è scritto attenzione in inglese. Quindi potrebbe trattarsi di un pulsante che va premuto solo nei casi di emergenza. Sì, penso proprio di sì. Beh, ragazzi, che dire, per ora è tutto. Non vediamo l'ora che esca il film. Personalmente ho delle aspettative altissime nei confronti di questo film. Vero, anch'io. E poi io amo Toy Story. Chissà, magari un giorno faranno anche un film su Woody. Su Woody, Alex, Woody. Quello. Beh, chi lo sa, sarebbe interessante. E magari anche su Jesse. Sì, anche. E sull'orso. Pure. Su Mr. Potato. Sì, ok, però non esageriamo. Su Barbie, su Ken, su tutti. Sì, infatti, facciamo anche un film sul cestino della spazzatura sotto la scrivania di Andy. Sì, anche. Ma stai zitto, Alex. Bene, ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate. Bubussettete, è qui la festa. Ma Buzz. Oh, guarda, è Buzz Lightyear. Esatto, io sono il vero Buzz Lightyear. No, tu sei solo il Buzz Lightyear giocattolo. Il Buzz Lightyear giocattolo gigante, aggiungerei. No, io sono il vero Buzz Lightyear e sono qui per compiere una missione. Ma state guardando il trailer del mio film! No, questo non è il tuo film. È il film del vero te! No, questo è il mio film, lo riconosco. Sono io l'attore principale, sapete? Sì, certo, non ti crede nessuno. Ma magari è vero, Vastatore. Forse dovremmo chiedergli l'autografo. Ma certo che sono io. Però purtroppo oggi non firmo autografi. Sapete, sono un uomo impegnato. Non ho tempo per queste cose. Hai sentito, Vastatore? Un uomo impegnato. Vuol dire che è lui il vero Buzz. Ma sta zitto, Alex, ci sta solo prendendo in giro, non lo vedi che è un giocattolo? Ehi, giocattolo a chi? A te! Bada come parli, io sono uno Space Ranger! No, tu sei uno Space Stupido! Ranger, stupido! Ranger, stupida! Bada come parli, tirannosauro! Perché la mia pazienza ha un limite! Ah, la mano! La mano! Mollami la mano! Te la stacco a morsi questa mano! Oi, che dolore! Credo che mi rimarrà la cicatrice! Adesso basta! Beccatevi il mio raggio laser! Ma fa sul serio? E mi sa proprio di sì, Vastatore. Ma come? Siete immuni al mio raggio laser? Perché forse non è un vero raggio laser, bensì una semplice lampadina? Non è una semplice lampadina. Sì, lo è. No. Sì. 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 No. Io ti sbrano! Ah, ah, il piede! Aia, aia! Oh, che male! Che male! Oh, cavolo, forse è meglio chiudere il video. Bene, ragazzi. Ragazzi, allora, il video finisce qui. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate di questo trailer. Ti stacco la gamba a morsi. Vastatore non ha detto niente. E ti stacco la faccia. No, non è vero, ragazzi, non lo ascoltate. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Prendi questo e questo. E ti cavo anche gli occhi. Oh, mamma.